Di Benedetto, a mente fredda, avete fatto le vostre riflessioni sul voto del 12 giugno, come avete deciso di proseguire questo percorso? Innanzitutto vogliamo ringraziare la città per il grande consenso svincolato da sistemi di coalizioni, quindi un risultato straordinario. Presenterò uno studio ben articolato sul senso del voto che c'è stato all'ultima tornata elettorale. Riorganizzeremo l'attività in Consiglio Comunale, dove io assumerò un ruolo politico di supporto all'opposizione in Consiglio e farò il federatore dei rapporti fra i cittadini e i componenti del Consiglio Comunale, quindi farò un passo di lato. Elia Serpetti entrerà in Consiglio Comunale e farà il capogruppo del Consiglio stesso. Faremo un unico raggruppamento che sarà il passo possibile, a testimonianza che noi non ci siamo candidati per fare i consiglieri comunali, ma ci siamo candidati per una proposta di governo, e adesso che verrà declinata la stessa attraverso una opposizione sui temi che noi continueremo a proporre, sul controllo che faremo e sulla unità, sulle battaglie straordinarie che la città si dovrà accollare, perché ce ne sono, dalla sanità alla ricostruzione pubblica, l'abbiamo detto già in campagna elettorale. Faremo un lavoro congiunto di coalizione con la lista di azione che resterà in Consiglio Comunale con la sua definizione, con Enrico Verini. Noi avremo invece, torno a dire, un unico gruppo, non faremo il gruppo di L'Aquila e frazioni per dimostrare la nostra unità e la nostra proposta, e cercheremo dialogo e apertura su tutto ciò che si vorrà fare per il bene della città. Io avverto una grande responsabilità e la devo necessariamente veicolare, anche e soprattutto da un punto di vista politico, non solo amministrativo, perché il futuro politico della nostra città passa per le persone e passa anche per le persone che la città ha individuato in maniera precisa e puntuale attraverso il consenso che all'ultima tornata elettorale è stato dato.